Il diabete è un problema mondiale e anche in Italia il numero delle persone affette è molto elevato. Parliamo di questi temi con la senatrice Emanuela Baio, presidente del Comitato per i diritti della persona con diabete. Buongiorno, senatrice. L'accesso alle cure e ai trattamenti è uno dei punti fondamentali che le persone con diabete reclamano con attenzione, soprattutto in un momento delicato per l'economia del nostro Paese. Recentemente un emendamento promosso dal Comitato, da lei presieduto, è stato inserito nella legge di stabilità. Quali sono i contenuti dell'emendamento? Ma guardi, i contenuti dell'emendamento sono questi, rivolto innanzitutto non solo alla patologia diabetica ma giustamente a tutte le cronicità. Le persone diabetiche, così come i malati cronici, si servono di molti presidi che sono funzionali alla terapia. Senza questi presidi non è possibile curarsi. Allora noi chiediamo, abbiamo chiesto e ottenuto, e questo è molto bello, attraverso l'emendamento che i presidi vengano individuati tenendo conto della personalizzazione e della appropriatezza terapeutica delle persone malate. Quindi significa che non è possibile fare una gara di evidenza pubblica come per altri settori, come se devo riparare una strada invece, perché in questo caso la personalizzazione, l'appropriatezza e soprattutto anche la capacità di cogliere le differenze da persona a persona. Una persona anziana è diversa da una persona, da un bambino diabetico. Un bambino diabetico è diverso da una persona che è in piena attività lavorativa e allora ognuno ha bisogno di strumenti diversi. Proprio per gli strumenti, attraverso questo emendamento, sarà possibile che le istituzioni pubbliche scelgano gli strumenti in modo appropriato e confacente alla persona. Siamo molto orgogliosi di averlo ottenuto e questo emendamento ci lascia ben sperare. Il nostro è un buon sistema sanitario, vogliamo continuare a renderlo tale e a far sì che ci sia anche però una compatibilità dal punto di vista economico. Grazie, senatrice Baio.